Allora, dice la corrente attraverso una membrana cellulare. Questo è il numero 25 del Walker 2. Lo spessore tipico di una membrana cellulare è di 8 nanomillimetri. Vabbè, mo, spessore, come lo chiamo? Lo chiamo D, poi vediamo. 8,0 nanometri, scusate, no, nano. Nano, vi ricordo che era 10 alla meno 9. La sua resistività elettrica, quindi ρ, è 1,3 per 10 alla 7 ohm per metro. Se la differenza di potenziale tra la superficie interna e quella esterna della membrana è di 75 millivolt, quindi se la delta V è di 75 millivolt, però fatemi fare una cosa, proviamo, immaginiamo che questa è la membrana e questo è il D, capito? Lo spessore della membrana. Qui c'è una delta V, 75 mm. Quanto corrente scorre attraverso una porzione quadrata di una membrana di lato 1,0 micrometro? Quindi una sezione quadrata ci sta dando il lato di sto quadrato di cui potremo calcolare la superficie, no? Quindi è di, abbiamo detto, 1,0 micrometro, dove micro, ricordiamo, è 10 alla meno 6. Va bene, quindi va trovando la corrente. Beh, vediamo una cosa. Noi abbiamo lo spessore, dove lo spessore in qualche maniera è la lunghezza che va diciamo, a percorrere, perché la corrente, immaginate che deve fare così, deve attraversare questa cosa e poi boh, metto sto verso, no? Va bene? Quindi la distanza tra i due cosi è quella che nella nostra formula è la L, mo infatti qua mettiamo lato, va? Non... Invece la superficie, ci prendi una superficie quadrata, ok? Finora abbiamo sempre visto, vedete, questa è un po' la situazione, abbiamo visto conduttori cilindrici, immaginiamo che invece ci sta dicendo questo adesso, capito? Ci abbiamo questa superficie quadrata, insomma, il disegno non è proprio, questa è la S e questa è la L che deve attraversare. Quindi abbiamo di fatto tutto perché la superficie è 1 per 10 alla meno 6 metri, quindi al quadrato che sarà 10 alla meno 12 metri quadri, lato per lato. Chiaramente tutta sta roba per farci calcolare, ragazzi, che cosa? La resistenza, perché vedete, noi abbiamo R uguale L fratto S. L è, mo lo riscrivo, è la spessore della membrana. Ce la date? 1,3 per 10 alla 7. Qui l'ho scritta prima. No, 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 qui infatti l'ho cambiata la cosa. Questa è, dice, la superficie, perché ci sta dicendo non più che una superficie cilindrica, capito il conduttore? Ma quadrata, immaginate una bacchetta quadrata, però dove la distanza, no, da una parte e un'altra è lo spessore della membrana, quindi quella è la L nella nostra formula. Invece la S, lato al quadrato, non lo so che ho scelto una, così, una notazione infelice, ma è questo. Questa invece è l'area di attraversamento, chiamiamola. Cioè quella che finora nei conduttori cilindrici era pi greco raggio al quadrato. Va bene? Per, scordavo l'ingrediente principale, per ρ ovviamente, quindi la nostra resistività. Quindi abbiamo tutto. Allora, perché dicevo, poi una volta trovato R, beh, lui che va trovando la corrente, ci ricordiamo delta V uguale R per I, quindi la corrente che sarà delta V fratto quell'R. Ok? Quindi la corrente che attraversa, vabbè, poi c'è un altro punto, lo leggiamo. Quindi la R sarà la resistività che abbiamo detto, 1,3 per 10 alla 7 ohm per metro. Per la lunghezza, abbiamo detto che della membrana, quindi di 8 nanometri, quindi 8 per 10 alla meno 9 metri, fratto la superficie di attraversamento, quindi che abbiamo detto è 10 alla meno 12 metri quadri.
Come sempre facciamo prima l'analisi dimensionale, metro. Dov'è? Questo qui, eh. Era nanometri, la L. Nanometri, la lunghezza che per. 10 alla meno 9. 10 alla meno 9 metri. Che devo scrivere? Oh, nanometri. Ma metri e metri quadri si semplifica questo metro con questo, quindi che è rimasto ohm, come ovviamente ci aspettavamo. Dimmi. Perché vedi, la superficie ci ha detto che è un quadrato e ci ha dato il lato del quadrato. Se è un quadrato, qual è la superficie di un quadrato? Lato al quadrato. Lui ci aveva detto che era 10 alla meno 12 metri. Il lato di questo quadrato, quindi pico è 10, scusate, micro al quadrato, capito? Ci è venuto 10 alla meno 6 per 10 alla meno 6 fa 10 alla meno 12, che sarebbe pico, però noi scriviamo 10 alla meno 12. Poi 10 alla meno 9 e 10 alla meno 12 che sta sotto rimane un 10 alla meno 3. Questo 10 alla meno 3 se lo portiamo sopra diventa 10 alla 3. 10 alla 7 per 10 alla 3 fa 10 alla 10. Aspetta, non abbiamo finito. Perché 10 alla meno 3 rimane portato sopra. Dobbiamo fare 1,3 per 8. Per 10 alla 10? Sì. Oh, questa è la resistenza. Mo, la corrente è delta V fratto R. La delta V che ci ha chiesto è di 75 millivolt, quindi per 10 alla meno 3 volt, fratto 10,4 per 10 alla 10 ohm. Semplifichiamo un po' di giro, vabbè, semplifichiamo, poi c'è poco che qua si amplifica perché 10 alla meno 10 portato sopra diventa 10 alla meno 13. Vabbè, volt su ohm sono ovviamente ampere e dobbiamo fare 75 diviso 10,4. 7,2, vabbè, non è quello. Per 10 alla meno 13 ampere. Che risultato è libero? Vediamo il punto B che non ho letto ancora. Dice: supponi che lo spessore della membrana raddoppi, ma che la resistività e la differenza di potenziale rimangono invariate. La corrente aumenta o diminuisce di quale fattore? Ragazzi, basta che rivediamo, dottore. Lo spessore della membrana, questa è una cosa già che abbiamo discusso, è questo, no? Se raddoppia, che cosa farà la resistenza? Raddoppierà perché sono. Quindi qui avremo una resistenza, i calcoli non c'è bisogno di rifarli. 20,8 per 10 alla 10, non vi pare? La corrente adesso, la resistenza sta al denominatore. Se questo è raddoppiato, non è solo diminuito. Se questo è diventato 2R, è dimezzata. Ok? Quindi di che fattore è dimezzato? Di un fattore 2. La delta V ci ha detto la stessa. Se qua è raddoppiata la corrente, la resistenza. Sì, si è dimezzato, scusate, volevo dire, si riduce di un fattore 2, capito? Si è dimezzata di corrente, cioè la corrente l'avremmo potuta calcolare, sarebbe stato 3,6 per 10 alla meno 13 ampere, capito? La metà di quella di prima. Eh sì, perché tu hai raddoppiato lo spessore, quindi hai raddoppiato la resistenza, dice se la delta V rimane la stessa, che succede alla corrente? Dice, supponi che lo spessore raddoppi, ma che la resistività e la differenza di potenziale rimangono invariate. La corrente aumenta o diminuisce? Abbiamo detto diminuisce. Di quale fattore? Di un fattore 2, cioè dimezzato.